Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Crash of the Titans. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio. Ho voluto mantenere questa linearità con i titoli, passatemi il termine, non classici di Crash, quindi un titolo che non sia platform ma che sia comunque diverso dai soliti giochi di Crash. Quindi vai da punto A a punto B, cerca tutti gli oggetti, cerca tutti i frutti Wumpa, cerca tutte le scatole. Volevo continuare questa linea di giochi di Crash, appunto diversi dal solito, che mi desse soprattutto la possibilità di giocarli e di rigiocarli. Questo perché, allora, Crash Tag Team Racing l'ho giocato da bambino, è stato bellissimo, l'ho finito, mi era piaciuto tantissimo. Crash of the Titans purtroppo non ce l'ho mai avuto, me l'avevano prestato, l'ho giocato per pochissimo tempo e non mi ricordo quasi nulla. Di conseguenza, dominio sui mutanti, non l'ho mai giocato. Quindi giocheremo Of the Titans e successivamente dominio sui mutanti. Nuova partita, inseriamo il nome, ecco fatto. Giochiamo in normale, appunto perché non me lo ricordo il gioco. Benissimo, iniziamo. Quello che mi ricordo del gioco è che ci sono gli orb. Episodio 1, un salto più in là. Madonna, quando avevano cambiato questi modelli. Finalmente il mondo avrà uno strumento per riciclare il burro. Ehi, questo non è male. Ok, passami il trasbutteratore. Che non so che cos'è. Quel coso viola. Ah, ok. Tieni. Ehi, guarda, c'è Cortex. Dio mio, allora io accettavo ancora Crash, Coco ci stava, Crunch non tanto. Ma il cambiamento peggiore è Uka Uka, o Aqua Aqua, non mi ricordo qual è dei due. Convincici. Ehi genio, guarda che non ti sento, sono lontanissimo, a bordo di un Novelcraft o una roba del genere. Il mago Forest che dava la voce a Cortex. Ma me ne occupo io. Sono secoli che combatto il male. Non hai neanche un corpo. E c'ha ragione. Aiuto! Crash, aiuto! Oh. Io me ne vado a fare qualche cattiveria. Bye bye. Eh beh, certo. Con tutto quello che ti avranno dato, ci credo anche io. E la madonna, che precisione! Tra l'altro, non mi ricordo. Tra l'altro, non mi ricordo se era. Per camminare o correre, sposta la levetta analogica a sinistra. Per saltare, premi il tasto X. Premilo di nuovo mentre sei in aria per eseguire un doppio salto. Allora, due cose. Prima di tutto, il modello di Crash non è male. Cioè, già al tempo mi piaceva, però era strano. La cosa peggiore che però hanno fatto a Crash è stato togliergli la sua mossa particolare, la roteata. Cioè, Crash ora mena coi pugni. E vabbè, ci sta come cambiamento, è un design totalmente nuovo. Ma la cosa assurda è che Crash fa quella mossa da sempre, la roteata. Ma se andiamo nei potenziamenti, che non si sbloccano da qua probabilmente. Ah sì, ci sarà un menu apposta più avanti probabilmente. È che per dargli la roteata tu devi roteare su te stesso così, schiacciare l'attacco e lui inizierà a girare. Il problema è che poi gli viene il mal di testa. Cioè gli viene. Come fai a togliere quella mossa Crash? Dai. Comunque dicevo, in questo titolo ci sono gli orb, queste palline qua azzurre che dobbiamo prendere per appunto comprarci i potenziamenti. Quanto mi dispiace comunque. C'hai ragione. Comunque, allora io inizierei, come è ovvio che sia, a prendere tutto, non cadere, quello che riusciamo. No, Crash, riusciamo già a prendere in questa zona, anche perché non penso che ci torneremo. Ok, no, ok.
Quelle viola ci danno 1000 punti, quelle azzurre grandi non ho visto, forse 500, forse 100, chi lo sa. In ogni caso, prima stavo dicendo, io non mi ricordo se era in questo titolo, era... Ah, ecco, ci sono anche i frutti Wumpa che ci danno l'energia, ecco cosa facevano. Non mi ricordo se era in questo titolo o nel Twinsanity, in cui Coco diventava cattiva, cioè veniva controllata da qualcuno e quindi dovevi combattere anche contro di lei. Mi sembra che sia Twinsanity, può essere? Ok, questo me lo ricordavo che nasconde un sacco di robe. Mi sembra che sia Twinsanity. Twinsanity, ecco, quello ci ho giocato un po'. Purtroppo... Ah, queste sono le pietre di salvataggio. Ah no, le pietre di... dei consigli. L'essenza della vita stessa raccoglierà e guadagna ricompensa. Attenzione, non mangiarla può dare reazioni allergiche. Bene, grazie. Tra l'altro mi sembra che in questo titolo forse possiamo entrare in acqua senza... Cioè, allora, questa è palese che possiamo entrarci. Ma mi sembra che Crash possa nuotare o sbaglio? Forse mi sbaglio. Tra l'altro, se non ricordo male, in alcune zone ci sono anche dei muri segreti, tipo. Ma si inclinano solo? Ok, sì, si inclinano e basta, non affondano. Che poi... Comunque, in ogni caso, una cosa che mi ricordo di attacco dei... Sì, attacco dei giganti. Di... e raccogliere l'aura magica. Of the Titans. È che... La voce di Forest era veramente strana per Cortex. Cioè, Forest già al tempo aveva una voce comunque abbastanza, non ti dico simpatica, non, cioè non nel modo sbagliato. Non nel modo sbagliato, era... Però non era per Cortex, solo quello. Ma io posso arrampicarmi o mi fai solo scivolare? Cioè non era adatta al personaggio che era... Ok, presa, perfetto. Non era adatta al tipo di personaggio che era Cortex. Certo, ai tempi di uscita di questo titolo, il Mago Forest comunque era un personaggio televisivo che era abbastanza... Qua in Italia, ovviamente. Era abbastanza ben visto comunque. Ah, è vero, col triangolo devo tenerlo premuto. Era abbastanza ben visto, cioè era... presente in molti canali comunque. Lo vedi e non era difficile non vederlo effettivamente a quel tempo. Da un po' di anni a questa parte effettivamente è un po' calata, ma come qualsiasi presentatore in Italia, dopo un po' scende, poi risali. Hai voglia. Vieni qua. Ecco, quello che è strano è il sistema di combattimento. È il sistema di combattimento con Crash normale, perché ci sono i momenti come questi in cui ci sono i nemici piccolini che sono una cagata a tirare giù, e a volte invece quando appaiono dei titani, se non sei in groppa a un titano è difficile a volte tirarli giù. Prendi due volte con un doppio salto, grazie. Comunque, prima dicevo di Twinsanity che... A differenza degli altri titoli di Crash, non l'ho potuto finire perché forse mi si era bloccata la PlayStation 2. Perché io, non so chi lo sa, l'ho dovuta cambiare a un certo punto. Quella che ho adesso è la nuova PlayStation 2. Quella vecchia che avevo è morta e dentro c'era rimasto Budokai Tenkaichi 3. E quindi non ho potuto mai finire Twinsanity. Vieni qua. Ecco fatto. Ma voi non vi accorgete di me apposta o... O era tutto studiato? Tutti gli hacker. Ah, per tutti gli hacker. Non è giusto, dico io. Te lo dico io cosa fa rima con ti dico io. Comunque. Ah, ecco. Dai, va bene. Questi apparsi dal nulla. Potevamo anche un attimo risparmiarci. Non mi ricordo cosa servono le pozioni. Sai cosa? La giravolta che fa in aria non fa danno. Mi sa che serve solo a rallentare la caduta. E siamo quasi già a 10.000 orb, quindi... Mi sa che stiamo andando bene. Non mi sembra di aver perso nulla finora. O sbaglio?
Ah, 1, 2, 3. Ok, quindi ogni tot premi il selezione. Ok. Ah, no, non ci sono potenziamenti. Devi prendere gli orb per sbloccarli. Non è che li compri, o sbaglio? Perché io mi ricordo che si compravano i potenziamenti in un gioco, ma a questo punto mi sa che mi sbaglio io. Lelia. Ok. Crash, dannazione a te. Ok, in sostanza l'Eliana era un modo più veloce per salire qua sopra, ma a questo punto va bene. Ecco, esatto. A questo punto faccio prima a fare così. Non mi ricordo cosa servono, appunto, dicevo, le fialette, boh. Forse sono un altro tipo di collezionabile che una volta ottenuto il numero indicato ci sblocca qualcos'altro. Boh, forse dovrei leggere il libretto delle istruzioni? Può essere una soluzione. Devo controllare se ce l'ho. Perché, allora, io vorrei un attimo discutere delle condizioni in cui la gente tratta i dischi, i libretti e le custodie. Io non so voi, ma io appena ottengo un gioco, vecchio o nuovo che sia, ma anche da bambino, io lo tratto con una cura maniacale, ma che veramente manco... manco Gesù Cristo che accarezza un micetto, cioè veramente. E io vedo della gente. Premi il tasto X quando atterri su un fungo per andare davvero in alto. Ok, io vedo gente, non solo ai mercati dell'usato e alle fiere, perché vabbè, le fiere le conto come mercati dell'usato 2, ma anche chi me li spedisce o appunto mi regala i dischi usati, parlo. A volte li trovi in delle condizioni di merda, ma veramente di merda. Cioè, io capisco la custodia che può essere scheggiata, ci sta, cade, si rompe, ci sta. Capisco la plastica che riveste il gioco, che magari ogni tanto un po' strappata, sai, piega, o la tratti un attimo così, si sta. Il libretto che si perde può succedere, ma che lo strappi, lo strizzo, il disco pieno di manate, cioè veramente, ma quando ho dovuto un attimo prendere il disco di Crash qua, l'ho controllato, ma c'è proprio con le manate, ma così, ma tanto, ho provato a pulirlo, non si leva il grasso. Io capisco che magari quel gioco non lo tocca nessuno da l'ultima volta che qualcuno ci ha giocato, per carità. Come cacchio, cosa, come l'hai usato sto disco? L'hai usato per, come frisbee? Io non ci posso credere che prima di inserirlo dentro la PlayStation 2 tu gli tiravi tutte, lo prendevi così con le mani ricoperte di grasso animale. Perché veramente io non mi spiego a volte. Cioè, allora, mi è sempre capitato di trovare dei dischi con su le ditate e vabbè, può succedere. Ecco fatto. Può succedere. Capita, sai. I dischi, quando li passi, devo continuare a premere quadrato per fare l'elicottero, ok. I dischi a volte, soprattutto nella vecchia PlayStation, nella PlayStation 2, soprattutto, dovevi un attimo prenderli e tirarli fuori in alcuni modi che... sai, no, in realtà non me lo riesco a spiegare neanche io come facessero a... Sto cercando di dare una spiegazione plausibile, ma non ne trovo, veramente. Cioè, devi proprio quasi farlo apposta per sporcarlo di quelle ditate lì. Io mi ricordo che in una zona con la... come si chiama? Con la cascata così... c'era un passaggio segreto, ne sono sicuro. Ne sono sicurissimo. Dammi quegli orb. E prima di prendere quella pianta, Crash, prima di prendere quella pianta, dicevo, ecco qua. Hai raccolto un moltiplicatore di aura, Crash. Per un breve periodo otterrai dell'aura bonus ogni volta che ne... Grazie, Uka Uka. Oh, che so... ah, eccolo dov'era la zona segreta. Tutti pazzi per là. Sì, ok, fammelo fare però, prima che mi finisce il coso.
boia. Abbiamo sprecato un potenziamento per il nulla. Ottimo. Dobbiamo raccogliere 5.000 di questi. Spero di farcela. Sì. No, e dai. Ma che palle, me ne mancavano pochissimi. Vabbè, questa è stata colpa mia che mi sono andato a perdere a fare altro. Tra l'altro mi sa che mi droppava dell'altra aura. Niente più, niente meno, però vabbè. Buttala via. Tra l'altro, ma io sono sicuro che c'era la possibilità di sbloccarli i potenziamenti pagando con l'aura. Sono sicuro. In quale gioco era a questo punto, mi viene il dubbio. Oh. Ok, per fortuna non era scomparsa e possiamo rifare il minigioco. Controlliamo. Stavolta seguiamo il percorso che fa fin da subito. Non andiamoci a perdere. Ecco, fatto che i primi drop che ti lascia sono veramente schifi. Cioè sono il nulla, sono 10 punti l'uno. Dannazione a te. Ecco fatto. Dove appare adesso? Di qua. In sostanza, per arrivare a 5.000 devi prenderli, non ti dico tutti, ma quasi, o comunque non devi perdere tempo. Uff, ok. Ecco fatto. Cos'è? Ah, è una bambola. Carina. È un concept art. Buca buca. No! Sono andato via troppo presto. Non lo sapevo che droppava. Non importa, non importa. Io quel suono lì l'ho già sentito da qualche parte, ma non in un gioco di Crash. Sono sicuro. L'ho già sentito da qualche parte. Dovrei, rigiocare qualche gioco vecchio. Dovrei rigiocare qualche gioco vecchio, perché questo suono, sono sicuro che io l'ho già sentito, ma non in un gioco di Crash. Aiuto. Aiuto. Madonna mia, pensa a sto povero Cristo che non ci ha visto. Gli arriva un calcio dritto qua, gli spezza il collo. Traccate. Fine. Distrutti sogni e cervelletto in un colpo solo. Peccato non aver preso gli orb lì nel pezzo di prima. Oh, non cadere. Ecco qua. Vabbè, ci rifaremo uccidendo tutti i nemici che vediamo e distruggendo la fauna e la vegetazione di questo posto. Ecco fatto. Vediamo. Crash, mentre sei in aria, premi ripetutamente. Grazie. Il tasto quadrato per ruotare e rallentare la discesa. Grazie, non me ne sarei mai accorto. Mi rompe un po' le balle non poter girare la telecamera, ma da questa parte per voi credo di aver visto una sporgenza. Dicevo, una sporgenza dove attaccarmi. Penso ci fossero un paio di un paio di orb. Tra l'altro non mi ricordavo fosse una sporgenza messa qui apposta. Il robottino è un cesso. Al lavoro, Crash, hai distrutto una delle guardie robot di quel cattivaccio. Guardie robot di quel cattivaccio. Certo, certo. Di quel cattivaccio. Di tutte le cose che potevi dire, cattivaccio era sicuramente la meno peggio che avrei tirato fuori io. Ecco, per un attimo ho pensato che non l'avrei preso. Bene o male che ti sei girato all'ultimo, Crash. Comunque veramente non mi ricordo a cosa servono le fialette. Allora, a questo punto, viste così, mi fanno pensare che mi droppano una bambola. Mi droppano una bambola come quella che abbiamo appena. Mi sa che non ci arrivo. Dicevo, mi droppano una bambola come quella che abbiamo appena preso nella zona segreta.
Vediamo, c'è qualcosa di nascosto qua. Io ce l'avrei messo. Ma mi fa piacere che Cortex come telecamere usi i cessi. Cioè, ti fa capire il personaggio. A parte che, vabbè, allora, io non mi ricordo adesso com'è suddivisa la lore di Crash Bandicoot. Penso che tutti i giochi siano in ordine, per esempio dall'1 al 4, sia tutto dritto, poi c'è, come si chiama, Twin Sanity di mezzo, c'è, qual era l'altro? Cavolo, l'ira di Cortex, siano tutti comunque uno dopo l'altro, tutti di seguito. Però io non vorrei dire una cavolata. A questo punto credo che la timeline di Mutant e attacco, perché concede di attacco dei giganti e dominio sui mutanti e Crash of the Titans siano due timeline separate, e di mezzo, tra l'altro, non vorrei dirvelo, c'è un terzo gioco, c'è questo Mutanti e c'era un gioco per cellulare che chiudeva la trilogia di questi tre titoli. Solo che poi è andato perso quel titolo. Ma quante inespressività. Beccati questo. Ah no, mi ha tirato uno schiaffo. Quello è il mio naso. No, e dai, voglio aumentare il counter. Il re delle combo. Perfetto, ti sta bene. Ok, un secondo. Perfetto. Tra l'altro, vorrei come solito ringraziare mio cugino che per primo mi fece giocare questo titolo di Crash sulla sua PSP. Se non sbaglio, ce l'aveva bianca, tra l'altro, a PSP lui. Era figa, era veramente bella la PSP bianca. Grazie, Crash. I miei poteri sono inutili contro di loro. Che novità! Dietro quelle creature c'è la magia nera. Accadono strane cose. Ma sì, lo so che ho i piedi. Ma su, Crash, andiamo! Eccolo! Il nostro primo titano. Crash, tieni premuto il tasto R1 per usarmi come scudo contro gli attacchi nemici. Ricordati che è la mia faccia, Ricordati che è la mia faccia. Non ci voleva altro. Come si salva in questo titolo? Ah, così, perfetto. Oggetti raccolti, il topo da laboratorio, il concept art dell'episodio 1. Ripeti stanza dell'aura episodio 1. Ah, ok, così proprio. E voglio solo vedere il salvataggio, se una volta usciti mi fa ripartire da lì. Ah, no, si divide tutto in episodi. Ok, rieccomi. Io non mi ricordavo principalmente che questo gioco fosse diviso in episodi e che se esci dall'episodio ti devi rifare tutto quanto. Potenziamento dell'attacco rotante, che ho appena sbloccato, tra l'altro. Potenziamento che credo di aver appena appreso come utilizzarlo senza il malus. Continua a fare la cosa, poi salti. E una volta che scendi giù non ha, diciamo, l'effetto negativo. Interrompe il blocco di un nemico. Ok, quindi per rompergli lo scudo, l'attacco potente, insomma. Ecco qua. Troppo. Allora, aspetta. Eccoci qui. Sento la presenza dei stronzetti. Eccoli. Aiuto, ci ho beccato. Adesso vi mangio. Vi spacco la faccia. Adesso spacco la faccia anche a te, stronzo. Vediamo. Stordisci i nemici, premi cerchio per crasharlo. Va bene. Vieni. Dove va? Ecco fatto, facile. Una roteata, una giravolta. Il nemico è steso a sua volta. Perfetto, che bello poter
Che bello poter camminare veloce finalmente. Premi il tasto triangolo o tienilo premuto per caricare l'attacco di ulteriore potenza. Ok, va bene. Mentre qua dentro altre orb. Madonna mia. Io allora non mi ricordo niente dei nemici che possiamo pilotare, perché quello stiamo facendo. Mi ricordo che non... con la X. Allora, mi ricordavo che non possiamo saltare, quello sì. Quello me lo ricordavo. Però non mi ricordavo che con la X facevi l'attacco speciale. Va bene, buono da saperlo. E non ho capito se effettivamente uccidendo i nemici ricarichiamo la barra oppure no. Oppure è stato un caso che l'abbiamo... No, uccidendo i nemici la ricarichiamo. Perfetto. E stupidamente io mi sono appena reso conto di cosa vuol dire il counter dei cosi qua. È il counter dei nemici di tutto quanto il livello. Niente più. No, ho sbagliato. Io come... Ah, ok, così mi paro. Ah, ok, col cerchio posso uscire dal raid. Perfetto. Ma... Ok, per un momento ho pensato di non poter passare. Infatti mi ricordavo che questi oscillavano. Non mi ricordavo che ero io a farlo oscillare. L'ultima telecamera. Perfetto. Vieni qui. Ti spacco le corna, bus. E ovviamente quando trovi lo stesso raid ma con più vita, è normale che vai da quello con più vita. Ce ne mancano molti pochi ormai. Forse li troviamo. Esatto. Tutti qua sul ponte. Dai, vieni, affronta la morte, scemo. Ce ne mancano solo 4 che spero appaiano adesso. Quello bianco. Quello bianco è bello. Non mi ricordo se cambia qualcosa, è solo la skin. Però mi pare figo. Vieni qui. Vieni qua. Vieni. Perfetto. Non so se è solo shiny o qualcosa cambia effettivamente. In ogni caso, ora lui è mio. Ne è apparso un altro? Mi sa di sì. Eccoli qua. Oh. Perfetto, distruttore di scagnozzi. Aia. Bastardi. Vieni qua, ho bisogno di cambiare. Tanto poi uno degli obiettivi è crashare 50 nemici, voglio dire. Puttanega. Ecco fatto. Menali. Ah, ok, una volta che sono storditi muoiono in automatico se non li cavalchi. E divisezioniamolo, certo, ti piacerebbe. Perfetto, orb a gratis. Questo... Oh, allora, non è per niente quello che mi aspettavo e soprattutto avrei voluto tenermelo io. Me lo sarei tenuto volentieri, il mio amico. Eh certo, ti piacerebbe. Oh, calmo. Esci dalla confusione un po' troppo facile. Vieni qua. Perfetto. Oh, ma quello bianco mi piaceva. Che palle. Volevo tenerlo io. Crolli o cosa? E c'hai ragione anche tu, però. Perfetto, mi sa che livello completato, vero? Crash? Livello completato? Non mi ricordavo che la sfera però uccidesse tutti. Re delle combo? No, dai!
Dai, non è possibile, Perù. Allora, a parte che prima di uscire dal livello ero arrivato a 20 di combo, non ci credo che per uno non abbiamo fatto l'oro. Che stronzo. 30.000, 73.000, Infotecnoriccio. Ah, oh, Cristo. Per una combo non prendevamo l'oro. Non ci voglio credere, non ci voglio credere, dai. In ogni caso. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!